Per la scuola io do la parola adesso a uno dei lavoratori che racconterà molto bene quello che stanno facendo le battaglie tecnologiche. La scuola, come la sanità e come ogni altro settore del pubblico, è vittima dell'attacco che questo governo, come altri governi precedenti, hanno realizzato. Sappiamo bene che l'intenzione è quella di rendere tutto più precario, di precarizzare il più possibile tutti quanti i lavoratori per toglierci quelli che sono i diritti fondamentali, che hanno i lavoratori e non soltanto i lavoratori, quelli che come cittadini abbiamo guadagnato in tempi e in lotte lunghe che sono costate sangue e vite umane. Oggi ci troviamo a retrocedere, abbiamo perso diritto dopo diritto e ancora oggi ci troviamo all'interno della scuola ad essere attaccati nel diritto fondamentale, quello all'istruzione, quello alla cultura. Questo attacco viene fatto in maniera subdola, meschina, dicendo che serve per risparmiare, serve per fare i conti, e quindi ci attaccano dicendoci che all'interno delle classi ci sono pochi ragazzi e quindi oggi abbiamo classi stracolme di ragazzi con difficoltà a condurre delle lezioni che abbiano senso. Abbiamo docenti che sono costretti a fare un'attività lavorativa che tempo fa facevano un numero decisamente maggiore di docenti. Oggi ci troviamo a un'attività lavorativa che altro che 18 ore, sono 30-40 ore almeno per ogni docente di lavoro, tra l'attività fatta in classe e fuori dalla classe, per le classi. Quello che vogliono ottenere è precarizzarci tutti. Beh, una cosa che hanno ottenuto però è quello di unirci tutti quanti, sotto la bandiera della lotta alla precarietà. Oggi all'interno della scuola ci troviamo a fare i conti con la PREA, che è un provvedimento che sta tendendo a privatizzare, ma in maniera meschina, la scuola, una falsa privatizzazione che sostanzialmente consiste nel poter discriminare a scelta tra insegnanti buoni e insegnanti non buoni, senza che vi sia realmente una scelta sulla base del merito e delle capacità dei docenti. Sotto quelle che loro sventolano come bandiere della meritocrazia, in realtà si nascondono delle scelte politiche, e queste scelte politiche sono la scelta di rendere la scuola sempre meno capace di formare dei cittadini capaci di affrontare la politica. Noi quello che vogliamo ottenere è invece rivendicare il diritto a poter dare alle persone che vivono con noi all'interno della scuola la possibilità di affrontare il mondo consapevoli e capaci di scegliere nel mondo. Oggi all'interno della scuola abbiamo altri attacchi, abbiamo vissuto l'attacco delle 24 ore che hanno ritirato, ma in realtà sappiamo bene che questo ritiro ha a che fare con le elezioni. Ecco, chiediamo non soltanto a coloro che andranno al governo dopo questo di cambiare la politica scelta da questo governo, ma chiediamo anche ai sindacati, ai confederati, chiediamo di dimostrare in futuro quella certezza che hanno voluto dimostrare in questo momento, l'opposizione alle 24 ore, l'opposizione alla precarietà. E per questo chiediamo, come chiediamo da tempo, l'immissione e tutti quanti i precari su tutti quanti i posti liberi. Passo quindi la parola